Benvenuti a questo approfondimento di Anacrai sulla valutazione di iscrizione al registro Fattrici o Stalloni del libro genealogico del cavallo Haflinger. Infatti, avere un soggetto Haflinger punteggiato e descritto permette di avere alcune importantissime indicazioni ufficiali, quale il calcolo degli indici genetici, la verifica della consanguinità sugli accoppiamenti ipotizzati tramite il nostro portale web Haflinger e un'indicazione generale sul valore morfologico dell'animale. Dai 30 mesi in poi, infatti, potrà essere presentato il vostro Haflinger all'ispettore di razza in un raduno preposto o in una rassegna itinerante a domicilio, qualora nella vostra regione non siano previsti dei raduni. Proprio grazie alla selezione condotta in purezza, alle schede di valutazione lineare, alle indicizzazioni genetiche, oggi il cavallo Haflinger è un cavallo decisamente più idoneo al diporto e alle attività ludico-sportive. Per questo esistono anche le prove attitudinali ufficiali di libro genealogico nelle varie discipline sportive. Attualmente il cavallo Haflinger è il cavallo italiano più diffuso nel nostro paese e nel resto del mondo. Il momento della preparazione del proprio Haflinger in realtà dovrebbe essere solo un intensificarsi graduale dell'attenzione e del lavoro con il proprio cavallo. È importante che il soggetto da presentare all'iscrizione sia in buona salute generale, in ottima condizione fisica e abituato alla conduzione alla mano almeno nel momento valutativo. Allenamento, cura, buona alimentazione, movimento e corretta igiene e toilettatura sono gli elementi fondamentali. Quando si presenta il proprio Haflinger per la valutazione, la prima cosa che l'ufficio centrale fa o l'ispettore di razza è la verifica del microchip. Dopodiché si procede alle misurazioni dei dati biometrici di libro genealogico, quali l'altezza al garrese, la circonferenza toracica e la circonferenza dello stinco. A questo punto verrà prelevato un campione di crine al fine di implementare la banca dati genetica di tutti i soggetti iscritti al libro genealogico. Poi l'ufficio prenderà altre misure che sono la lunghezza della spalla e la circonferenza collo-tronco ai fini di approfondimenti statistici e scientifici da PSRN. Una volta terminate queste operazioni, l'animale verrà condotto sul terreno duro, laddove è possibile, in rettitudine rispetto all'ispettore di razza che ne saggerà la qualità degli appiombi. Il soggetto a questo punto viene condotto al triangolo e si posiziona dando all'ispettore il lato del collo libero da criniera. L'ispettore chiederà di percorrere l'esterno del triangolo a mano destra, prima al passo e poi al trotto. Dopodiché, alla fine, per far esprimere l'animale nelle andature con naturalità, si libera nel ring e si lascia alcuni minuti esprimersi scosso. La valutazione si è così conclusa e l'ispettore avrà compilato le voci della scheda lineare, avrà espresso il voto nelle voci parziali ed evincerà la valutazione finale di iscrizione al registro Fattrici o Stalloni.